Ben ritrovati amici di tuttoandroid.net, questa è una nuova puntata di Hello Saiano, la nostra rubrica redatta in collaborazione con Saiano Gen Mod Italia, nella quale andiamo a parlare proprio della custom ROM più famosa per il mondo Android. Innanzitutto scusate il ritardo, ma avrete visto che su tutto Android, sul nostro blog, ci sono state diverse novità, per cui abbiamo avuto un po' di lavoro da fare in background, tra video di presentazione, integrazione delle nuove funzioni nel sito, eccetera, quindi ci perdonerete questo piccolo ritardo. Torniamo a parlare però di CyanogenMod, Mod, diverse le novità, innanzitutto l'SDK, avrete letto alcune news negli scorsi giorni, finalmente una piattaforma dedicata agli sviluppatori terzi che potranno sviluppare ed integrare le proprie applicazioni, le proprie funzionalità legate comunque al firmware di base all'interno di CyanogenMod in maniera molto molto semplice. Un esempio fra tutti è la possibilità di creare nuovi tile da inserire direttamente nel sistema che fanno riferimento però ad applicazioni di terze parti, quindi ne vedremo sicuramente delle belle sia per CyanogenMod sia per CyanogenOS. Un'altra novità è che CyanogenMod è disponibile ora anche per Nexus Player, la piattaforma che non so quanto sia diffusa in Italia, probabilmente poco, però ci potrebbe anche scappare una prova da parte nostra per vedere un po' come funziona, come va una custom ROM su Android TV. Un'altra novità, le altre novità riguardano invece un po' le impostazioni, abbiamo alcune voci sulle notifiche WhatsApp, ora potremo anche disabilitarle in modo definitivo, potremo scegliere il comportamento della modalità nessuna o silenziosa a nostra scelta, quindi avete presente schiacciando sul bilanciere del volume usciranno le tre possibilità, tutte priorità oppure nessuna, ora potremo scegliere tra nessuna oppure silenzioso. Potremmo anche andare a modificare alcune voci sulla schermata di sblocco, sulle impostazioni di sequenza, come per esempio andare a modificare le dimensioni del quadrante in cui andiamo ad inserire la nostra sequenza. Infine un'ultima particolarità, i driver dello schermo di OnePlus One sono un po' un giallo perché prima sono stati integrati e si è gridato al miracolo, dopodiché a causa di un battery drain si è fatto un passo indietro, chissà se OnePlus One prima o poi, prima di finire nel cassetto, riuscirà ad avere un aggiornamento definitivo per quanto riguarda il comportamento del display. Proprio sul display però oggi è dedicato il nostro focus, vedremo tutte le varie regolazioni e possibilità che ci offre CyanogenMod. Grande occhio di riguardo per CyanogenMod sul comparto display. Innanzitutto con l'avvento di Lollipop la luminosità è diventata adattiva, ovvero cambia automaticamente all'interno di un piccolo intervallo definito dall'utente in base alla posizione dello slider apposito. Live Display è invece una bella novità di CyanogenMod 12 e 12.1, è un tool completissimo che permette di far rendere al meglio i colori del display in ogni situazione. Esistono tre profili preimpostati per essere utilizzati nelle ore notturne, di giorno o sotto la luce del sole. Potremo anche customizzare la temperatura di colore per il giorno e la notte, adattandola ancora meglio alle nostre esigenze. Agendo su queste regolazioni avremo un display acceso e sempre visibile durante il giorno, mentre risulterà meno accecante al buio. La modalità all'aperto invece andrà a ipersaturare i colori e ad accentuare la vividezza. Accettando di rinunciare a colori reali, avrete la possibilità di utilizzare comodamente lo smartphone anche sotto la luce diretta del sole, in spiaggia o sulle piste da sci per esempio. Riduce consumo energetico andrà ad agire sull'intensità di neri e grigi quando non vengono visualizzate immagini, mentre migliora colori farà risultare le vostre foto particolarmente vivide e brillanti sullo stile della TouchWiz. Infine avremo anche la possibilità di calibrare manualmente la saturazione, il contrasto e l'intensità dei colori ed addirittura di modificare a discrezione i valori RGB. Torniamo un attimo indietro per vedere alcune voci aggiuntive nella scheda display, come la rotazione schermo fino a 270 gradi, il display ambient e la possibilità di abilitare il doppio tocco per sospendere e risvegliare. Su quest'ultima voce è presente anche la regolazione che previene risvegli accidentali facendo un check del sensore di prossimità prima di risvegliare lo schermo. Simpatica la novità introdotta recentemente che permette di modificare la densità dello schermo letta dal sistema. Ad esempio, io trovo molto bella la resa con set a 440 dpi. Sempre a proposito di display, non dimentichiamo le gesture a schermo spento, che però non sono presenti in tutti i dispositivi, ma solo in quelli che supportano la modifica a livello hardware. Anche per questa puntata è tutto, un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.